La prima serie, quella del 1989, fu presto etichettata come limitazione orientale della Ferrari, ma in realtà era e andava di gran lunga meglio, pur non avendo il fascino e l'anima delle rosse di Maranello. Due decenni più tardi, la nuova NSX è stata progettata per essere qualcosa di diverso. La nuova vettura non è un rifacimento in stile retro, si tratta invece di una moderna coupé con un lungo muso a punta e tanta voglia di stupire. Dotata di trazione integrale, la show car anticipa forme e contenuti della nuova generazione della supercar giapponese. La nuova NSX verrà lanciata sul mercato americano nei prossimi 3 anni. L'Europa deve ancora attendere. La realizzazione sarà curata dal reparto di ricerca e sviluppo americano di Honda e l'auto sarà prodotta in Ohio e commercializzata poi in tutto il mondo. Sotto la conturbante carrozzeria, costruita con materiali leggeri, pulsa un propulsore V6 a iniezione diretta di benzina montato in posizione centrale. Fa parte del nuovissimo sistema ibrido denominato Sport Hybrid SHVD, ideato per vetture ad altissime prestazioni. Il dispositivo utilizza un'unità motrice ausiliaria composta da 2 motori elettrici e collegata ad un sofisticato sistema di regolazione della coppia motrice. È vero, l'NSX è ancora un concept, ma a noi piace sognare.